Con Pavlov abbiamo tutti una quotidiana dimestichezza, anche il nostro cane a modo suo lo conosce. Pavlov è un fisiologo e analizza i processi nervosi superiori e lo fa a partire appunto dalla vita di un cane, del suo cane, di un pastore tedesco, analizza i cosiddetti riflessi condizionati. Siamo alla fine dell'Ottocento, quindi è un autentico antesignano, è uno scienziato che applica un metodo obiettivo alla dimensione della psiche, in questo caso partendo dalla psiche animale. L'esperimento del cosiddetto cane di Pavlov misura la quantità di saliva che il cane sviluppa da principio a contatto con il cibo, poi in una seconda fase il cibo il cane nemmeno lo vede, però capisce che sta per essergli dato. Poi la fase terza è associata a un metronomo. Quando il cane sente e non vede peraltro ancora il cibo, sente il rumore del metronomo, sviluppa ancora la saliva. Quindi il tema, l'oggetto della ricerca di Pavlov, che per questo viene premiato con il Nobel nel 1904, è appunto quello del riflesso condizionato, quindi di uno stimolo che agisce sulla memoria, sull'esperienza, sulla sensibilità del soggetto, sia un cane o sia un uomo, e ne determina un riflesso, appunto condizionato. Pavlov ci ha spiegato alcuni dei nostri più naturali impulsi, ci ha detto come mai reagiamo in un determinato modo, per esempio alla marcia funebre di Chopin, oppure relativamente alla visione di un film o di un dipinto, o al ripercorrere di specifiche, peculiari, individuali, solo nostre esperienze.